Mister Sormani, più i meriti dell'Alessandria, che ha dimostrato insomma di essere una gran squadra, di valere il primo posto, o i meriti del Südtirol? Ma io guardo la mia squadra, devo dire che sinceramente secondo me è una partita a fine in parità, per quello che è, per quello che è stato, per quello che si è visto, e anche secondo me per meriti, per gestione della partita, per una ricerca anche di fare la partita. Però il calcio è anche questo, paghi gli errori, una squadra cinica, però ripeto, poi considera un po' di situazioni, tra defezioni, tra problematiche che si in corso d'opera, situazioni un po' così. Ci siamo trovati in una condizione in cui non siamo riusciti. Devo dire che giocando così è anche fatica a far calcio, nel senso che se poi ogni volta che la palla esce metti 20 secondi, 30 secondi per riprendere il gioco è sempre fatica, però questo è calcio in Italia, per cui a nessuno interessa, va bene così. È un peccato perché non si vedono partite di calcio, si vede tempo perso. Però questo fa parte purtroppo del gioco, fanno bene loro a farlo se gli permettono di farlo. Hai visto una squadra in calo dal punto di vista della tensione mentale, della convinzione, dell'autostima? Ah, io ho visto 20 minuti alla fine dove li abbiamo messi dentro l'area di rigore, per cui sinceramente non lo so, non mi pare neanche che abbiano fatto una ripartenza nulla, non mi pare che ci siano stati problemi di nessun tipo. E ripeto, eravamo con un giocatore fermo in mezzo al campo gli ultimi 20 minuti che non poteva giocare. Quindi devo dire che insomma calo proprio non tanto, poi rabbrecciati, magari messi in una certa maniera, perché anche per, ripeto, per ruoli, per cose, però devo dire, ripeto, la squadra l'ha fatto la partita, insomma. Sai che adesso, insomma, col senno di poi, come spesso capita, ti diranno che forse era meglio mettere Fisinale dal primo minuto. Ma non è quel problema, è finita la... finiamo il primo tempo 1-1 strameritato perché abbiamo fatto la partita, non succede niente. Quindi, ripeto, poi calcio è questo. Quindi, tra parentesi, uno dei migliori giocatori in assoluto che è di quest'anno, secondo me, Bertoni, per cui un giocatore di grandissima qualità che a noi ha dato tanto e dà tanto, per cui ripeto, il calcio è questo, bisogna riprendersi e riprendere a lavorare. Noi continuiamo la filosofia che ci appartiene, è quella di provare a giocare. Poi, ripeto, speriamo anche di trovare anche chi ci mette in condizioni di poterlo fare.